E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel video Top 10 oggi per la categoria muletti. E come vedete però qua c'è poco da dire, quindi avete già capito che sarà una categoria da 5 e non da 10. Però fidatevi che due non sono qua, sono esterni e sono molto particolari, quindi vi straconsiglio, più anche un piccolo piccolo piccolissimo bonus. Ed iniziamo con calma con lo Jungheinrich ER120, PC console, non è proprio un muletto ovviamente, però la funzione è quella, un transpallet. E ce ne sono effettivamente due su MoDab, questo in modalità appunto elettrica che non dovete spingere voi, c'è l'altro, ma l'altro ha i suoi pallet, eccetera. Provatelo, diciamo, ecco, poi vedete voi, insomma, se siete comodi, se merita, se non merita, insomma, lascio un po' voi qua perché la categoria, come avete capito, è già ristretta e quindi, insomma, non restringiamola ulteriormente. Komatsu FH50, PC e console anche lui, da avere perché comunque è ben modellato, ben fatto. È quella stazza, diciamo, leggermente superiore alla media dei muletti che vi forniscono, non tanto, anzi, in realtà poco, però diciamo dai, è comparabile in sé con il solito di default, ricordo anche il vecchio Manitou, eccetera. Però vabbè, ci sta se non altro anche proprio per il marchio, vedere Komatsu su Farming, ok, c'è già come marchio originale, però vederlo anche in qualcos'altro che non sia sempre la parte processori, vabbè, ed escavatori. Comunque, eccolo qua. Ma che la fa forse da padrone è il Palfinger FLC253 Pack di Black Sheep Modding, che ve l'avevo presentato in anteprima, PC e console. Interessantissimo, particolarissimo, è il muletto, diciamo, portatile, perché ve lo portate sempre con voi e la funzione è quella, però cosa succede? Qua lo agganciate proprio realmente al semirimorchio, si aggancia a due o tre semirimorchi che comunque vi fornisce l'autore, che sono praticamente gli stessi originali, però con lo script, diciamo. E bellissimo, visto anche nella realtà, ci sta come cosa. Direi che sono pochi appunto i muletti, quindi doveva essere menzionato per forza, ma anche fossero stati 100 l'avrei comunque selezionato, ecco. Attenzione che il nonno Nixo sa trovare le chicche, questo ve l'ho presentato in sé, presentato non tramite video dedicato, ma video gameplay sulle terre dell'est, in quelle zone là, l'ho voluto utilizzare, è l'LZ4045, molto valido, molto bello, molto particolare. Si assapora, diciamo, un qualcosa di diverso, perché alla fine sì, è un muletto, però formato qualcosa di diverso e caratteristico di quei luoghi. Quindi, in questo caso, se volete variare, sapete dove trovare il tutto. Altra chicca molto particolare, anch'essa non presentata, ma presentata, intendo che ve l'ho mostrata, così avete avuto modo di comunque conoscerla per chi segue tutto, per chi segue. Così a pezzi e bocconi ovviamente si perde tante cose. E questo è appunto il carrello elevatore, lo chiamano come traduzione, quindi questo muletto Ford del 1953. Alla fine, se avete notato, è tutta un'incastellatura con tanto di zavorra su un trattore, quindi qua si vede ovviamente il trattore, ma è utilizzato al contrario per far sì di avere, diciamo, perché poi anche il muletto in sé e anche altri mezzi sono nati, diciamo, girando o sfruttando veicoli magari già presenti sotto un'altra luce, sotto un altro aspetto. Quindi ci sta, e anche questo, però, questo assieme anche all'altro, essendo su siti esterni, mi sembra scontato dirlo, però lo dico, è solo per PC. Piccola e velocissima chicca, rapida e indolore, tanto per dirvi che nel DLC Platinum, che ve l'ho citato per mille ragioni e per mille motivi, che è uno proprio di quei DLC da avere assolutamente, già che lo avete, sappiate che c'è dentro comunque un Manitou che è bello proprio stazzato e riesce a spostare, insomma, alzare anche dei bei carichi, forse il più grande di quelli che abbiamo nominato finora. Quindi ricordatevi che anche il DLC, insomma, ha questo piccolo, piccolo, insomma, grande Manitou al suo interno. E cari miei ragazzi, anche ad oggi siamo
a fine episodio ed abbiamo visto una delle tante categorie di Farming 22. Ditemi la vostra, io vi ho detto la mia, questo è quello che pensavo, ovviamente non è legge, lo sapete, e mi auguro insomma di trovare voi nei commenti che mi dite insomma anche voi cosa pensate di tale categoria, se avete idee, proposte, cambiamenti, insomma fatevi sentire che è importante sia per me, ma soprattutto rendetevi conto che sarà importante anche per chi questi video li guarderà più avanti, perché troverà la mia classifica più anche voi che magari contribuite, quindi sentitevi liberi insomma di dire la vostra. Detto questo, come al solito vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi e ricordatevi del nono Nixo sia per i video sia anche quando magari andrete ad acquistare qualcosa sul sito Giants con il codice NICO87. Detto questo, ripeto, fei bravi, che ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!